cestini su Arte per te. Questa è Arte per te. Arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Sì, un'altra idea sviluppata con un prodotto IKEA. Sempre un Sommar 2016, questa volta i bicchieri. Anche questi 90 centesimi, anche questi 10 per confezioni, quindi 10 cestini con 90 centesimi. È un IKEA? Sì, ma anche no, perché i bicchieri di carta li vendono proprio tutti e di conseguenza potete sbizzarrirvi con qualsiasi brand di bicchieri esista al mondo. Anche con i bicchieri relativi a personaggi magari preferiti dei nostri figli per corredarli come cadeau alle feste dei bimbi. E allora spostiamoci il piano da lavoro e andiamo a trasformare un simpatico bicchiere in un fantastico cestino. Cosa ci occorrerà? Un bicchiere, un paio di forbici, una matita, un nastro che stia bene con il colore del nostro bicchiere, dello scotch carta e poi ci occorre anche un nastro che abbia un accordo cromatico col bicchiere. Cominciamo subito. Prendo lo scotch e metto lo scotch tutto attorno al mio bicchiere. Se mi viene complesso, perché è complesso appiccicare lo scotch carta lungo tutto il bordo del bicchiere, tagliatelo in tanti segmenti e appiccicatelo di volta in volta. Adesso vi consiglio di rimuovere tutte le linguette. Mettiamo una serie di punti sul nostro bicchiere, tutti abbastanza vicini l'uno all'altro. Io li prendo ad occhio, l'importante è che le misurazioni siano tutte molto simili l'una all'altra e li faccio con la matita proprio perché non voglio che poi si vedano o che macchino il bicchiere. Fatta tutta la divisione, devo semplicemente decidere fino a che linea tagliare e io come linea, come altezza, taglierò fino a questa linea qui. Voi potete essere comunque liberi di andare e fino a dove volete. Giù taglio ognuno di questi punti che ho preso e li taglio tutti fino a qui. Arrivato a questo punto, quello che dobbiamo fare è allargare leggermente tutte i nostri le nostre striscettine di carta, così. E come vedremo ci sarà un fondo e tante striscette. Adesso cosa dobbiamo fare? Prendere due di quelle striscette, una e due, farle accavallare l'una all'altra, piegarle e appiccicarle qui nel bordo interno, così, perché ci sarà lo scotch carta che comunque le farà aderire, così creando questo incrocio. Prendiamo due striscette, le incrociamo e così incrociate abbastanza vicine le abbassiamo fino al fondo, dove poi andremo ad appiccicarle qui e qui le fisseremo. Arrivati a questo punto non ci serve altro che allargare i nostri lembetti, così. Ok? E questo, per esempio, come cestino porta uovo è veramente una delizia. Però, prima di andare oltre, prendiamo un altro bicchiere, il secondo, e ritagliamo due striscioline e tagliamole. Così attaccheremo un pezzettino di scotch biadesivo sulla parte frontale di ognuna delle due striscette, qui dove è decorata. Adesso, togliendo lo scotchetto qui, togliendo la pellicola, la facciamo aderire sui bordi. Appiccico qui. Quindi rimuovo l'altra pellicola e la appiccico di fronte. E li unisco con un altro po' di scotch biadesivo. Quindi, approfittando del bordino del nostro cestino,
cestino, bravo, mi mancava proprio la parola, no, del bordino del nostro bicchiere, io continuo ad arrotolare leggermente. No, cestino. Allora, adesso tutto attorno mettiamo il nostro scotch. Adesso rimuoviamo la pellicola e adesso facciamo una cosa carina. Prendiamo il nastrino e appiccichiamolo, facciamo una pieghetta in avanti e appiccichiamo il secondo pezzo, così facciamo un'altra pieghetta in avanti e appiccichiamo il terzo pezzo, così pieghetta in avanti e appiccichiamo, così pieghetta in avanti. È finito? No, devi dire appiccichiamo. E appiccichiamo così. Adesso prendiamo il filo di cotone, quindi creiamo una sorta di cordoncino arrotolandolo un po' e attorno alle pieghette stringiamo questo nastrino e facciamo un fiocchetto. Ed ecco qua, piccolo piccolo e discreto, un po' campagnolo questo secondo cestinetto. Guardate che carino, da un bicchiere di carta cosa può venire fuori. Sfido chiunque a pensare che questo prima fosse un bicchierino di carta, così come anche l'altro cestinetto. Bene, fate quello che preferite, questo magari per le ovette miste, questo invece per il singolo uovo. Bene, questo è il nostro cestino, guardate che carino, adesso vi lascio le foto e noi ci vediamo dopo. C'è un pochino più di lavoro da fare, ma veramente un'inezia, ma il risultato è spettacolare. Nessuno capirà che è un bicchiere di carta, dovrete spiegarlo voi. Come avete visto dalle foto, poi ho messo un pochettino di paglietta, un uovo dentro e il gioco è fatto. Anche questo a Pasqua e a Pasquetta vi farà fare una gran figura con una spesa piccolissima. Immaginate quelle signore che hanno famiglie enormi, piene di nipotini, nipoti più o meno grandi, cosa dovrebbero spendere in uova di Pasqua. Così voi regalate l'uovetto, il simbolo di Pasqua, lo regalate in maniera carina, pensata, curata, ma nello stesso tempo anche economica, perché un occhio alla tasca ci vuole sempre. Quindi spero che questo video vi sia utile, se è così regalatemi un pollice in su e condividetelo sulle vostre pagine Facebook. Io vi aspetto sempre sui miei altri canali, Ombretta e Due Cuori una Cappa, e naturalmente vi aspetto sempre qui per il prossimo video, sempre insieme. Da Ombretta ed Arte per Te è tutto, buona Pasqua, ciao!